Gli ascoltatori di Sesto Network, Talk and Shot, la rubrica cinematografica di Sesto Network. Oggi nella puntata abbiamo un grande ospite, ovvero una delle firme di Best Movie, nonché grandissimo esperto di cinema, Michele Innocenti. Ciao, come va Michele? Ciao Lorenzo, grazie dell'introduzione. Bene, nonostante il caldo, siamo arrivati al weekend, quindi un po' di riposo in vista. E vai. E vai. Ci vuole in Assolutamente queste sì. giornate estive. E io ti avevo invitato per affrontare con te una tematica che in altri video, in altre sedi hai affrontato, ovvero quello del fenomeno della rinascita del cinema italiano. Io volevo capire un attimo la veridicità di questo fenomeno, che origini ha, e sapere anche un po' la tua opinione, dato che comunque lavori nel settore molto più anche di altre persone, e capire anche un po' il tuo punto di vista, dato che tu hai anche un'esperienza che va al di là dei tempi recenti. Allora, lavoro nel settore, non esageriamo nel senso, sì, collaboro ormai da un anno con Best Movie, conosco tante persone nel settore, professionisti, sia attori che registi, proprio per amicizia personale, giornalisti da ancora più tempo, però insomma il mio lavoro principale è un altro, però sì, diciamo che magari rispetto alla media degli appassionati che conosco sono un pochino più addentro al mondo che sta intorno al mondo del cinema, mettiamola così, ma soprattutto rispetto a tanti ragazzi con cui parlo, tipo te, ma non solo, anche altri ragazzi con cui faccio live su YouTube, eccetera, cioè, ho dalla mia parte, nel bene o nel male, una vecchiaia molto più spinta in avanti, tra virgolette, di voi, perché ho 36 anni, quindi la generazione è completamente diversa. E mi hai chiesto un pochino di riflettere sulla veridicità di questo fenomeno della rinascita in italiano. Se vuoi una risposta secca su cui poi elaboriamo, dal mio punto di vista la veridicità è nulla. È nulla. Non esiste un fenomeno che si possa identificare come una rinascita del cinema italiano. Però hai fatto anche un'altra domanda molto giusta: da cosa deriva quest'idea? Da cosa deriva questa idea, questa spasmodica ricerca della rinascita del cinema italiano? Qui la risposta è più semplice. Deriva dal fatto che almeno fino agli anni 70, metà degli anni 80, la cinematografia italiana era una delle più ricche, floride e importanti al mondo, con un'omogeneità di prodotti che andava dai grandi registi, autori apprezzati in tutto il mondo, tipo, ovviamente faccio i nomi più facili, Fellini, Antonioni, Petri e compagnia varia, prima ancora De Sica, Rossellini, Pasolini, eccetera, eccetera, insieme a una schiera, a un vero e proprio esercito di registi mestieranti che alla fine magari lavoravano con budget e tempistiche ridotte rispetto a questi grandi nomi, ma che non erano tanto inferiori per quanto riguarda la qualità artistica e produttiva dei loro film. E qui non stiamo a fare una parentesi troppo lunga, però io sono un grande appassionato del cinema di genere italiano degli anni 60, 70 e 80, dal thriller al western puro, allo spaghetti western, agli horror di stampo argentiano. Mi piace tantissimo, sono cresciuto anche grazie a festival che si svolgevano nella mia città, organizzati dall'associazione Duro e Culo, che magari conoscerai. Mi sono innamorato abbastanza presto di questo genere, anche grazie alla riscoperta che quando ero ragazzetto io fu lanciata da Quentin Tarantino, con la rassegna a Venezia insieme a Gio Dante e altri appassionati italiani. Appunto, dicevamo, fino alla metà degli anni 80 il cinema italiano, l'industria cinematografica italiana era una delle più importanti al mondo, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, perché si producevano centinaia di film l'anno, sia dal punto di vista commerciale. Ad un tratto, più o meno alla metà, nella seconda metà degli anni 80, questo fenomeno si è bruscamente interrotto. Non dico che sia morto il cinema italiano,
si è sicuramente ridimensionato con l'arrivo delle televisioni commerciali, a partire dalla Fininvest Mediaset di Berlusconi a venir giù. Quindi è vero che da un certo punto di vista si può parlare di un prima e dopo questo periodo di tempo per il cinema italiano, e che sicuramente il prima sotto molti punti di vista era più interessante. Però intanto, appunto, ripeto, il cinema italiano non è mai morto, non si è mai fermato, è andato avanti sotto altre forme, si è inventato altri tipi di successi, altri tipi di autori, altri tipi di dinamiche produttive, commerciali, eccetera, eccetera. È cambiato, in meglio non credo, in peggio spesso e volentieri, ma non necessariamente. Io credo che questa richiesta, questa ricerca, ormai estenuante, quasi ossessivo-compulsiva dell'appassionato nei confronti della rinascita del cinema italiano, derivi più da un concetto nostalgico di quello che il cinema italiano era prima della sua, tra virgolette, caduta. Però lì dobbiamo metterci l'animo in pace, perché quei tempi lì non torneranno mai. E purtroppo vediamo che con l'avanzare, col cambiamento del mercato, della tecnologia, poi ci metti di mezzo anche la brusca frenata che questa pandemia ha causato un po' all'industria cinematografica mondiale, quella italiana doppiamente, essendo già, diciamo, in difficoltà da suo, determinate dinamiche, appunto, sono andate avanti più velocemente, hanno portato a un ristagnamento importante. In Italia negli ultimi anni, concludo, scusami, si produce poco, perché se prima si producevano 500 film, ora se ne producono 150, 200, quelli che sono, di quelli che vanno in distribuzione, intendo. Di questi, almeno la metà non li vede nessuno, fondamentalmente, sono quasi tutti prodotti in parte con soldi pubblici. Non si creano più fenomeni di costume se non in rarissime eccezioni, come può essere nella commedia Checco Zalone, come possono essere singoli film come i film di Sorrentino, di Garrone, lo chiamavano Gigrobò, ma di fatto il cinema italiano è una realtà chiusa che raramente riesce a uscire dai confini della nazione, appunto l'Italia, e che non riesce più ad avere un'identità ben precisa. Ed è per questo che l'appassionato italiano è sempre alla ricerca di un titolo, un regista, un autore, uno sceneggiatore, un attore che lo possa mettere in condizione di dire: oh, forse c'è una rinascita. Però sono spesso e volentieri, per mia esperienza, ormai fenomeni singoli, più o meno frequenti, che restano un po' lì, che non danno il via a qualcosa di altro, ma che semplicemente sono un successo per motivo X, Y e Z, ma che non dà, cioè il successo di Gigrobò, ti concludo il concetto, non ha portato a una produzione in massa di cinecomica all'italiana, come magari la trilogia del dollaro aveva portato a produrre decine se non centinaia di spaghetti western. È stato un caso isolato. Sono stati un paio di titoli nei due anni successivi, ma che hanno fallito miseramente, sia artisticamente che commercialmente. È stato fortunato. Poi ricordiamoci anche, grande successo, ha incassato 4 milioni, meno di 5 milioni, quindi è un successo per il tipo di film e per il tipo di pubblico che è quello italiano, ma non è che ha fatto faville, lo chiamavano Gigrobò. Quindi in Italia sembra che non ci sia un'industria che riesca a sfruttare il successo del momento per lanciare mode, tendenze produttive, tendenze artistiche. Sembra proprio una resistenza in piccoli fortini, che sono i film, sono i pochi autori che spiccano sugli altri, che fanno la loro vita, ma non danno la miccia per accendere qualcosa di più potente. Guarda, è stata una risposta molto densa e anche parecchio interessante. Già siamo partiti col botto, boom. Tra l'altro hai toccato molti degli argomenti che andremo a vedere. Ma visto che l'abbiamo citato, io ti volevo chiedere, diciamo, come mai lo chiamavano Gigrobò, che come giustamente hai detto tu, è stato un buon successo per quello che è stato. Alla fine ha quadruplicato, se non quintuplicato, il proprio budget. Però io anche, sentendo in giro proprio i pareri di chi lavora al cinema, di chi vuole fare cinema, lo chiamavano Gigrobò, è proprio un punto di riferimento anche da parte di registi, di sceneggiatori che
vogliono, sono affidate a questo fenomeno della rinascita del cinema italiano, che magari ci credono. Secondo te, come è stato possibile ciò? Appunto, come è stato possibile ciò? Poi nel caso La approfondirà. produzione di Gigrobò? Sì, ma anche come mai poi è stato così rilevante la cultura popolare italiana nell'ambito produttivo? Tutti vogliono fare lo che chiamavano Gigrobò di fatto. Beh, è stato rilevante molto semplicemente perché è riuscito negli anni in cui il Marvel Cinematic Universe, più di altre realtà produttive disastrose che non sto a citare, fondamentalmente rendevano ancora più nazionale popolare di quello che è stato per tanti anni sui fumetti, appunto, il cinecomic o il racconto di supereroi. È l'unico, unico titolo, credo, a livello italiano sicuramente, ma dico uno dei pochi anche a livello europeo, se non l'unico, appunto, ad aver svolto un lavoro eccellente di adattamento della classica storia del supereroe a una realtà fortemente radicata nella nostra quotidianità nazionale. Cioè, lo chiamavo Gigrobò, è un racconto di supereroi per modo di dire, perché in realtà i poteri del protagonista interpretato da Claudio Santamaria servono per fare uno spaccato di disperazione e di periferia, come potresti vedere in qualsiasi neo-noir di quelli che sono stati prodotti negli ultimi anni legati alla criminalità piuttosto che alla mafia più direttamente, è riuscito a fare una cosa che fondamentalmente nessuno negli anni precedenti era riuscito a fare, avendo un discreto successo sia di pubblico che di critica e lanciando appunto questa sorta di fiaccola, questa rappresentazione di speranza per molti registi o aspiranti tali giovani che hanno pensato, cazzo, c'è un tipo che a Roma, nella provincia, nella periferia più povera di Roma, è riuscito a raccontare non solo una storia di supereroi, ma una storia di supereroi che funziona per l'Italia, per il pubblico italiano, perché Gigrobò non è piaciuto solo agli appassionati, era un film che palesemente voleva parlare anche a un pubblico più generalista che di fatto in una certa misura ha abbracciato il film. È inevitabile che un prodotto del genere che crea un po' la tempesta perfetta, diventi un punto di riferimento. Il problema di lo chiamavano Gigrobò è che ha avuto, oltre a un'intuizione importante, a un lavoro buono di scrittura, io non lo trovo un film eccelso, soprattutto sul finale, secondo me c'ha dei problemi di scrittura importanti, quando tra virgolette deve diventare un vero e proprio cinecomic, con lo scontro tra Santamaria e Marinelli, il film è un po' mostra il fianco a tutte le sue debolezze, però ecco, i tre personaggi principali sono tutti e tre bellissimi, sono scritti molto bene, i tre attori lavorano egregiamente, inclusa la Pastorelli che fondamentalmente era all'esordio ed è stata una scoperta interessantissima da parte di Mainetti. Era inevitabile che lanciasse questo grido verso i giovani, provateci perché è possibile. Il problema è che questa alchimia tra i vari elementi è dimostrata nel cinema italiano, va per come deve andare una volta ogni 50. E questo è il limite. Non c'è nel cinema italiano la possibilità di fare ricchezza di un'esperienza di successo e portarla su altre produzioni. E questo è il grande problema per il quale, dal mio punto di vista, una vera e propria rinascita capillare dell'industria, sia qualitativamente che economicamente, non avverrà se non almeno non in tempi brevi. Capito. Ma ad esempio, ecco, io una cosa che spesso mi domando e per cui anche un po' mi struggo, diciamo, è il fatto che comunque gli appassionati del cinema italiano che vogliono vedere anche proprio prodotti di buona fattura, che comunque abbraccino il contesto popolare, poi non abbiano da Gigerobò magari deciso di andare alla ricerca comunque di prodotti simili. Non ti dico sempre di supereroi, però ad esempio, non so, di fantascienza. Peraltro, ecco, già che ci sono ti chiedo, ma allora, dato che questa rinascita effettivamente non c'è, oppure magari non è come viene rappresentata dai vari appassionati,
Come mai abbiamo visto negli anni 2010 rispetto agli anni 2000 più sperimentazioni di genere? È un caso oppure c'è stato un qualcosa forse? Beh, c'è stato diciamo, l'elemento trascinante di questo tentativo di novità è fondamentalmente legato alle tendenze mondiali. La fantascienza negli anni 90-2000, sì, è un genere che è sempre esistito, per l'amor di Dio, ma non era il genere principe al box office. Cioè, negli anni 90 andavano di più gli action movies, per esempio. Cito Speed, che è un film che io adoro, piuttosto che tutti i titoli con Stallone e Schwarzenegger, piuttosto che Point Break, che vabbè, più di un action, ma vabbè. La fantascienza è rinata, insieme al fantasy tra l'altro, che è una cosa diversa col Signore degli Anelli, quello è un altro discorso, è rinata, diciamo, negli ultimi 15-20 anni, col nuovo millennio, fondamentalmente. Ripeto, c'è sempre stata una nuova fantascienza codificata che ha trovato registi di riferimento, tipologie di storie che potessero risultare universali amate da molti, è rinata per quanto riguarda il cinema mainstream da poco, possiamo dire. Io quando ero piccolo, sì, la guardavo la fantascienza, ma preferivo guardarmi Speed, Twister, che era il catastrofico. Il concetto di fantascienza a cui potevo arrivare io, per esempio, era Demolition Man, Terminator 1 e 2, perché erano i grandi capolavori del genere. Non c'era capillarmente una produzione di fantascienza mainstream così come l'abbiamo vista negli ultimi 20 anni. Quindi è inevitabile che poi anche le realtà territoriali legate alle varie nazioni cerchino, visto che ricordiamocelo, a qualcuno può non piacere, ma alla base di tutto c'è l'arte, ma ci sono anche i soldi nel cinema, così come in qualsiasi forma d'arte. Una volta che i produttori, i distributori vedono che all'estero non fa altro che incassare la fantascienza, cercano di ricrearla a casa loro, spesso e volentieri non riuscendoci, ma quantomeno sono costretti a provarci proprio per necessità di mercato. Ma ad esempio ti dico, io ho notato, seppur non in maniera così netta, magari con degli esempi proprio presi singolarmente, che durante gli anni 2010 noi abbiamo prodotto tanti, un paio di film horror. Non so, vabbè, il già citato The End già è su questo canale, ma anche Across the River, Oltre il Guado, I è primi tornato. film di Federico Zampaglione, per dire, io ho assistito al fenomeno Shadow, che anche lì fenomeno l'abbiamo visto solo noi appassionati, però viveva in quel bacino di appassionati che a un certo punto comunque rappresentano una voce importante anche per i produttori e per i distributori. È arrivato al secondo film, Tulpa, problemi produttivi, problemi anche artistici, perché il film è abbastanza mediocre. Problemi di distribuzione, di mercato, bla bla bla, la carriera che sembrava lanciatissima di Federico Zampaglione come il nuovo regista horror del cinema italiano è finita dopo due film. Allora, c'è cioè, Daniele, lo sai, Daniele Misischia con The End è riuscito in un piccolo miracolo, perché il film quasi a micro budget, che è riuscito ad avere un incasso importante e poi una distribuzione in piattaforma, in home video e anche all'estero, che ha avuto le sue soddisfazioni, così come ce l'hanno avuto Fabio Guaglione e Resinaro. Anche lì Fabio Guaglione è un mio caro amico, con Mine, però lì c'era anche la produzione internazionale, la presenza di Armie Hammer, che li aiutavano molto. Però siamo qui a parlare di mosche bianche, fondamentalmente. Non stiamo parlando di un regista che in 5 anni ha fatto quattro film dello stesso genere, riuscendo sempre a fare un successo incredibile e un nuovo titolo di riferimento del genere. Quindi ad esempio sul piano di sistema produttivo internazionale, ma anche solo europeo, l'Italia secondo te a chi si dovrebbe ispirare? A me interessa questo aspetto. Adesso senza che sono chiacchiere di libertà, non è che si può Allora, risolvere. no, certo, ci mancherebbe. Partiamo dalle utopie, perché poi, insomma, ci piace parlare anche delle utopie. Lasciamo fuori gli Stati Uniti, che sarebbe una risposta troppo facile. Negli ultimi anni, guarda te, siamo riusciti a vedere alcuni titoli grazie all'Udine Farnese Film Festival,
a Netflix e alle altre piattaforme che li hanno distribuiti, ai grandissimi colossal di fantascienza e non che vengono prodotti in Cina, Corea e Giappone. Un film come The Wandering Earth, uscito quant'è ormai un anno fa su Netflix, quando mai lo produci in Italia? È anche vero che il loro mercato è 30 volte più ricco di quello italiano. Anche lì abbiamo un problema importante in Italia, che il pubblico ormai da tempo si è disinnamorato della sala. Va in sala fondamentalmente solo per vedere i grandi titoli di cartellone, che non c'è niente di male, e raramente riescono a trovare riscontro importante economicamente e come successo di critica e di pubblico film di seconda o terza fascia, parlo a livello produttivo, non qualitativo. In Europa, secondo me, negli ultimi 20 anni, seppur anche loro con alti e bassi, perché avevano lanciato fondamentalmente delle nuove scuole di genere, ma si sono un po' fermati anche loro. Sicuramente la Francia prima e la Spagna dopo ci hanno regalato le maggiori soddisfazioni. Faccio alcuni titoli: Calvert, anche registi Pascal Laugier, Fabrice Duvels, Balagueró, della Iglesia, che comunque lavorava già da molto più tempo. Mi sembra che siano le due scuole, due industrie cinematografiche più quadrate, più ragionate e attente alla produzione di genere. Ma anche lì, in Francia le persone vanno al cinema quasi come un rito sacro. In Spagna, ora non conosco bene la situazione dell'economia cinematografica spagnola, però mi sa che hanno un'apertura mentale più importante. Dovremmo parlare anche di questo, del problema che in Italia il pubblico con il cinema sono tanti, tanti anni che ha un rapporto conflittuale, perché ci sono tantissimi appassionati di cinema in Italia, come me, come te, di diverse età, persone che hanno imparato ad amare la sala, il rituale dell'andare, dell'uscire da casa per andare a vedere un film in compagnia, che apprezzano la visione insieme ad altre persone, la discussione. Però ci sono anche tante, tante, tantissime persone che dall'arrivo della pirateria, dello streaming illegale, quel mondo lì l'ha praticamente abbandonato, se non per andare a vedere due o tre film l'anno. È un fenomeno mondiale. Però in Italia mi sembra che sia molto più marcato rispetto ai paesi di cui abbiamo parlato finora. In Cina, fondamentalmente, la pirateria c'è sempre stata, eppure un film incassa 10 volte di più rispetto, sono anche molti di più, ci mancherebbe, però sembra che le due cose riescano a convivere. In Italia sembra che la pirateria, già a partire dagli anni 90 con le VHS pirata, ma soprattutto dopo con i DVD masterizzati prima e lo streaming illegale dopo, abbia dato una bella mazzata al mercato e alla mentalità del pubblico. Beh, ma adesso anche per fare un esempio demografico molto più vicino a noi, alla fine la Sud Corea, a livello di numeri è simile a noi, però incassa e non sono per forza dei film No, commerciali. assolutamente non sono blockbuster, anzi. Assolutamente. Lì purtroppo dovremmo fare ragionamenti un pochino troppo approfonditi, su cui non ho neanche le giuste, diciamo, come si dice, la giusta preparazione legate a un approccio culturale ed economico in generale. Però anche questo è parte del problema, non è solo una questione di cosa si produce, cioè alla fine il tipo di film che viene prodotto in Italia è anche uno specchio di quello che almeno sulla carta il pubblico italiano vorrebbe vedere. Il problema è che sembra che non lo vogliono più vedere. Io vedo più o meno tutto quello che esce in sala se il tempo me lo permette. La roba bellissima, la roba media, la roba mediocre. Io negli ultimi 5 anni ho visto una vagonata di commedia all'italiana che negli anni 90 avrebbe fatto faville non incassare niente, ma anche perché fondamentalmente sono prodotti con una sciatteria allucinante. È chiaro che se a un certo punto produci roba per un mercato sterile, dal mio punto di vista, anche la qualità artistica ne risente. Si cerca di produrre il più possibile in serie il tipo di prodotto che sulla carta dovrebbe vendere, fino a che fondamentalmente quel tipo di prodotto lo uccidi perché proprio ne snaturi l'essenza. Ma ecco, parlando sulla questione della sala, io sento molti sul web che lanciano questa proposta di come
comunque mettere anche sul piano legale, come accade per la Francia o per la Sud Corea, una maggior, diciamo, disponibilità per le pellicole italiane nei confronti delle sale, ovvero dare più spazio ai film italiani. Può essere una risposta? No. No, secondo me No. no. Cioè, la dittatura di quello che si deve vedere per me non può funzionare. Perché se tu su 10 sale ne riempi 7 con film italiani, di cui almeno 4 sono i film italiani che vengono prodotti oggi, film mediocri, semplicemente quelle sale restano vuote, non vengono riempite dalle persone che magari volevano vedere un film, una commedia romantica americana piuttosto che un horror francese. Piuttosto che un wuxia cinese o un film di samurai giapponese. L'imposizione, soprattutto sulla mentalità del pubblico e della popolazione italiana, proprio non, dal mio punto di vista, non potrebbe funzionare. Perché ad esempio comunque effettivamente se si dà più spazio a determinati film, poi cioè, c'è un riscontro comunque positivo per quanto riguarda l'incasso. Mi sembra comunque che ci sia un aspetto del genere. Non so se potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare dal momento che tu produci roba che attira le persone. In Italia questo non sta succedendo da anni. Non Capito. abbiamo uno star system, non abbiamo un sistema degli autori. Gli autori ormai sono sempre gli stessi da 30 anni, Nanni Moretti, e un pochino più recentemente Sorrentino e Garrone. Cioè si campa del nome di 5-6 registi, delle facce di 10-15 attori, di 3 o 4 sceneggiatori, ma non si cura assolutamente alla fine la qualità ultima dei film singoli e non si fa un ragionamento strutturato su quali sono i filoni e i generi e i tipi di film che hanno successo nel pubblico e nel resto del mondo, così da poterne produrre di qualità in Italia. Quindi l'imposizione, sinceramente, un po' non mi piacerebbe concettualmente. Perché sarebbe quasi un'imposizione. Italiani, andate a vedere il cinema italiano. Perché andare a vedere il cinema italiano se fa cacare, fondamentalmente? Se ho il 50% di possibilità di andare a vedere un film mediocre, preferisco andare a vedere il film americano buono, ma magari mediocre anche quello. Purtroppo è anche un dato di fatto che in buona parte delle volte è quantomeno prodotto in maniera migliore. Io sto chiedendo poi per curiosità perché neanche io saprei, però effettivamente avevo sentito proprio di gente che mi avevano parlato di questi fenomeni. Effettivamente però non so se potrebbe funzionare con la teoria, insomma, alla fine, fino a che non passa la pratica, boh. Ma lo troverei anche, ti ripeto, un successo inutile, cioè, Capito. perché sarebbe un successo imposto, è una politica dell'obbligo, ragazzi, nel senso, io sono per la libertà di espressione, di parola e di scelta, perché devo essere costretto ad andare al cinema e trovare solo o in buona parte il tipo di prodotto che devo vedere perché sono italiano e devo aiutare il cinema italiano. Ci sei? No, sì, anche perché comunque poi non è che ci sia. Sì, ci sono. No, via, però ci siamo ancora. Ah, perché comunque obiettivamente se penso, non so, anche a film asiatici non è che ne vediamo tanto in Italia. O se arrivano, arrivano dopo 10 anni, se tutto va bene, nelle sale. Guarda, giusto ieri. Ma parlando di ieri. Ci sei, Lorenzo, perché eri un po' sfasato audio e video. Sì, Ok. ci sono, ci sono. Ok, dicevo, per esempio, mi sembra che proprio ieri è uscito al cinema il film di Michel Hazanavicius, regista premio Oscar di The Artist, con Jean Dujardin, che mi sembra sia addirittura precedente a The Artist, quindi una roba tipo 2008, del 2000. Aspetta che voglio vedere. Gente speciale. No, sì, esatto, sì, una roba del genere. Guarda, scusa, controllo al volo per precisione. Un film che ha incassato 143 milioni di dollari al box office francese, tra l'altro. Eh sì, è precedente 2006, pensa te. È del 2006.
un film francese del 2006 è appena arrivato in sala in Italia, rallegriamoci. Sono quelle, insomma, vabbè, lì però è anche un discorso che in questo momento il mercato da noi, così come tutto il mondo, ma da noi soprattutto, sta vivendo il momento difficile che sta vivendo e quindi le case di distribuzione dovendo tenere le sale aperte nonostante i magri incassi, diciamo, cercano un po' di campare con quello che hanno a disposizione, fra cui i fondi di magazzino, mettiamola così. Sì, ma guarda, parlando per l'appunto della commedia, che alla fine forse è il genere che viene maggiormente prodotto da noi, secondo te in che cosa dovrebbe cambiare l'approccio alla commedia per chi la fa, si intende? Perché comunque è stato uno dei generi cardine del nostro cinema e poi non lo so, forse paradossalmente ha perso il contatto con la realtà. Perdere il contatto con la realtà. Ma Potresti guarda, dal mio punto di capirla vista. forse. Dal mio punto di vista è successo l'esatto contrario, perché a me sembra che la commedia italiana abbia iniziato un pochino la sua decadenza, anche lì ovviamente ci sono le eccezioni, ma sono sempre meno, quando ha deciso che doveva essere tutta basata sulle dinamiche familiari, sulla quotidianità delle famiglie in difficoltà, su quanto sono patetici gli italiani medi, eccetera, eccetera. Cioè, io fondamentalmente non che li debba esaltare artisticamente, ma sono cresciuto nel periodo di maggior successo e splendore del cinepanettone, che sì, vabbè, di riflesso rifletteva sui vizi degli italiani e le loro debolezze, ma lo faceva fondamentalmente in maniera super grottesca e assolutamente lontana dalla realtà. Diciamo, dall'ultimo bacio di Gabriele Muccino, per dire un titolo che magari conoscono in molti, ma da quel periodo lì tutto il cinema italiano che fosse comico o tragicomico o romantico ha sempre parlato della stessa sacrosanta roba. Di moglie e marito in crisi, con i figli o piccoli o adolescenti incazzati, che si trovano un imprevisto che li sconvolge la vita e alla fine o si lasciano o si rimettono insieme, o si rimettono insieme stando male, ma va bene lo stesso, parte canzone della cantante generica italiana. A me sembra che purtroppo quello che ha azzoppato di molto la commedia italiana sia una ricerca troppo estenuante e eccessiva della verosimiglianza. Secondo me, prima la commedia italiana era sì, più caciarona, anche meno elegante, forse meno ricercata, però forse proprio per questo, vista anche la natura del pubblico caciarone, appunto, di riferimento, riusciva ad avere un altro tipo di successo. Questa roba qua, perché ripeto, io ne ho viste tante, ormai sono fatte con lo stampino, dopo un po' stanca, perché il pubblico comunque di andare a vedere queste commedie, che poi alla fine tanto commedie non sono, che fondamentalmente li riportano sullo schermo quelli che sono i loro problemi quotidiani, a un certo punto il pubblico si stanca, ecco, di vedersi per forza riflessi in quello che vedono. Poi ci sono ovviamente gli smetto quando voglio, i perfetti sconosciuti, tutti i titoli che vuoi citare, citali, che fanno qualcosa di un pochino diverso e che quindi riescono a catturare l'attenzione. Ma ripeto, si parla di titoli, non di registi, non di scuole di pensiero, non di tipologia di film singoli. Guarda, adesso volevo proporti, diciamo, una domanda un po' più allegra. È anche interessante per capire un attimo i nomi che abbiamo a disposizione. Quali sono, secondo te, i registi italiani che preferisci? Tre, senza stare a fare la Tre. carrellata. Tre. E poi parliamo degli esordienti, magari, che ti sono piaciuti. Sì, allora, il mio regista italiano preferito degli ultimi 20 anni è sicuramente Matteo Garrone, che ha avuto, tra virgolette, la sfortuna di crescere. Non so se riesco a darti tre nomi, aiutami. Intanto ti dico Matteo Garrone, che è quello sicuro. Purtroppo ha avuto, tra virgolette, la sfortuna di raggiungere il successo più o meno insieme a Paolo Sorrentino, che per motivi di tipologia di film un pochino l'ha messo in ombra,
non che ci sia concorrenza tra i due, fanno anche un cinema completamente diverso, ma è palese che fra l'Oscar alla grande bellezza, il richiamo quasi morboso del film su Andreotti, che ha attirato più attenzione per dire non di un Gomorra, ma di altri titoli di tipo Reality, che è un film meraviglioso di Garrone, ha risentito di una carriera un pochino in ombra rispetto a quello che evidentemente è diventato il regista di riferimento italiano, quantomeno all'estero. Garrone, secondo me, non ha mai sbagliato un film, anzi, si è preso molti, molti rischi, per esempio nel caso del racconto dei racconti, ma appunto dello stesso reality, è sempre preciso, intelligente. Quasi puntiglioso, ma in maniera molto naturale, assolutamente in accezione non negativa, nel creare questi mondi insospetti. I film di Garrone si svolgono nel nostro mondo, soprattutto quelli appunto che si svolgono in presente, che si parli di Dogman, che si parli di Gomorra, che si parli di reality, eppure riesce lui sempre a imbastire un mondo all'interno del film che sembra andare sempre un passo oltre. Il grottesco nei film di Garrone funziona benissimo. E rende le storie che racconta più potenti di un semplice racconto del quotidiano, più universali, per quello riesce ad avere anche successo all'estero, secondo me. Riesce a raccontare l'Italia non rimanendo fondamentalmente schiavo di una rappresentazione troppo veritiera di quella che è la nostra realtà. Gli altri due mi metti veramente in difficoltà. Perché io potrei dire Sorrentino perché ci sono quei due o tre film di Sorrentino che mi piacciono tanto, però ci sono anche due o tre che proprio mi fanno schifo, capito? Quindi sicuramente c'è una carriera più altalenante dal mio punto di vista rispetto a quella di Matteo Garrone. Fammi pensare, chi è che mi piace in Italia? Chi è che mi piace in Italia? Beh, Solly, che potrebbe essere però un esordiente, so, no? no, a me Stefano Solli ma non piace. Vi chiedo scusa a tutti. E secondo me, diciamo, tutte le sue carenze registiche sono venute fuori in maniera abbastanza evidente nei suoi due film americani. Cioè, il fatto di essere un bravo tecnico non fa di te necessariamente un bravo regista. Io trovo che i suoi film siano, sì, superiori dal punto di vista tecnico rispetto alla media nazionale. Però non credo che abbia mai raccontato una storia come si deve dall'inizio alla fine in un suo film. Ed è grave, soprattutto quando vuoi, per dire, con Suburra fondamentalmente essere il nuovo Gomorra, con ACAB parlare di problemi sociali importanti come quelli dei poliziotti violenti e delle condizioni di vita degli stessi. Non lo so, quello è un. Mi trovo spesso a discutere in questi termini di Solly, ma mi rendo conto che sono in stretta, strettissima minoranza, anche se conosco altre persone che, grazie a Dio, la pensano come me, ma il suo cinema proprio non mi riesce ad appassionare. Proprio Oh, no, bene, non ci magari riesco. ne parliamo poi dopo, così se no ci perdiamo appunto Vai. nella discussione. No, Ma se poi ti dico un paio di esordienti, ripeto, non per amicizia, però mi sembra che Daniele Misischia abbia fatto non una rivoluzione, ma un passo importante nel cinema italiano mainstream con The End. Fabio e Fabio, anche se non era il loro primo film, con Mine hanno fatto un mezzo miracolo, che comunque un film come Mine, che incassa 1,5 milioni, se non di più, in Italia, e poi gira in tutto il mondo attraverso l'Home Video prima, anche in sala, e poi lo streaming, non è cosa da dare per scontata. Sidney Sibilia mi è piaciuto tantissimo sul primo Smetto quando voglio, i film successivi mi hanno divertito ma non mi hanno convinto tanto quanto il primo Smetto quando voglio. Chi altri? Chi altri? Vabbè, non ho citato Checco Zalone che mi piace a tratti, ma trovo più un fenomeno di costume che un autore bravo, ecco. Per esempio Tolo Tolo che l'ultimo film non mi è piaciuto tantissimo, seppur aveva alcune cose interessanti. Quo Vado invece la trovo una commedia molto riuscita. I nomi fondamentalmente sono quelli. Sinceramente, io se voglio andare al cinema aspetto il nuovo film di Matteo Garrone. Poi tra quelli un pochino più anziani, Nanni Moretti, anziani tra virgolette, senza mancare di rispetto a nessuno, Nanni Moretti è un regista che ancora, pur non soddisfacendomi sempre,
perché mia madre l'ultimo film a me non è piaciuto, riesce comunque sempre a sorprendermi in negativo e in positivo, che non è scontato, insomma, che un regista continui a stimolarti dopo tanti anni di carriera. Ma ad esempio uno che sta proprio emergendo diciamo, nella dimensione italiana, ma anche in quella statunitense, Carpignano, Jonas Carpignano. Well. No, non è stata, poi io ti lascio esprimere. Bah, sinceramente devo dire la verità, non sono neanche molto in confidenza col suo lavoro, non l'ho seguito molto da vicino. Ci sta che possa emergere come autore interessante, però secondo me è ancora tutto da dimostrare. Mentre se vogliamo fare l'appello delle cose con cui sconvolgo io la gente, io proprio un altro fenomeno che non riesco a capire è quello dei Fratelli di Innocenzo, che con la terra dell'abbastanza mi avevano comunque abbastanza, scusate la ripetizione, incuriosito con favolacce proprio, non ce la posso fare, sarà un limite, non ce la Io posso fare. Favolacce ero curioso di vederlo e mi piacerebbe recuperarlo. La Terra dell'Abbastanza, comunque, ecco, dato che l'hai citato, mi fa venire in mente come comunque probabilmente qualcosa che fa parte della nostra identità attuale del cinema italiano, forse è il gangster movie, il film criminale, Crimine, quello. sì, che è tutta la, diciamo, la tendenza produttiva che deriva da Gomorra, film prima e serie successivamente. Nel senso, il crime movie all'italiana è sempre esistito, che fosse in TV la serie della Piovra negli anni 80-90, prima, ancora prima i film di mafia, di Camorra o tutti i grandi poliziotteschi. Dei vari grandi autori tipo Umberto Lenzi, Di Leo, eccetera, eccetera, ha avuto una sorta di nuova giovinezza dopo il fenomeno Gomorra, sicuramente. Però anche lì, se ti dovessi citare più di tre titoli che mi sono piaciuti, farei sinceramente fatica, ecco. È un genere che esiste, ma che mi sembra che esista di riflesso a una produzione che è stata fortunata, che ha creato la tendenza, però per dire. Faccio dei titoli, ora quest'anno è uscito La Belva, che va bene, sfortunato, è uscito solo su Netflix, ma non mi sembra che abbia attirato attenzione per più di una settimana, due dopo l'uscita, poi è finito lì. Poi, tornando a altre cose, visto che ora vado un po' in libertà, sarà anche colpa di un po' di un campanilismo tutto personale, però io sono cresciuto col cinema, per esempio, di Paolo Virzì, anche se negli ultimi tempi un paio di film non mi sono piaciuti per niente, devo dire che il suo cinema da livornese che parla molto anche della provincia mi ha sempre affascinato, così come i film da regista del mio amico Francesco Bruni, che insomma, soprattutto con l'ultimo Cosa sarà, secondo me ha fatto una gran bella opera molto personale, molto sentita, emotivamente pregna, senza mai scadere nella retorica. Ogni tanto l'eleganza e anche la leggerezza di uno sguardo, di un modo di scrivere, fa la differenza. E devo dire che, appunto, al di là dell'amicizia, Francesco, con i suoi quattro film da regista, più o meno sempre riuscito a creare qualcosa di interessante. Ora, siamo più o meno addirittura d'arrivo. Ti volevo chiedere, ecco, una domanda importante, dato che comunque tu sei legato a un festival indipendente che è FIPD. Io volevo chiederti appunto questa cosa, ma secondo te, rispetto, non so, ad altri paesi, io ho questa percezione, poi, però non lo so. C'è forse anche il fatto che da noi i film indipendenti o comunque indipendenti non riescano mai ad arrivare in Serie A e quindi a portare un rinnovo nel genere. Non so, secondo me il nome più rilevante in questo caso è Claudio Caligari, che per tutta la vita comunque è stato attivo nel mondo indipendente, poi alla fine di lungometraggi veri e propri ne ha fatti tre. Esatto. Ma senti, io allora sì, grazie intanto di aver citato il FIPILI Horror Festival qua di Livorno. Io do una mano all'organizzazione, sono
sono nato come spettatore e partecipante del festival, gli organizzatori sono amici da una vita, li conosco da tanti tanti anni, poi strada facendo ho iniziato a dare una mano, una piccolissima mano, perché poi tutto il lavoro lo fanno Ciro Di Dato, Alessio Porchier, che sono diciamo i due factotum del festival e sono bravissimi e 100 volte più bravi e preparati di me. Io cerco di dare una mano nella ricerca degli ospiti piuttosto che nella ricerca di titoli che possono essere papabili nel periodo in base all'uscita dell'evento. Però insomma cerco di dare una mano il più possibile perché intanto appunto come detto è una realtà piccola, indipendente, di provincia, ma che siamo arrivati a 10 anni con la prossima edizione, è andata sempre crescendo con la passione dei suoi organizzatori e fa sempre bene al cuore, alla mente e al territorio quando queste piccole realtà riescono comunque a radicarsi e a portare qualcosa di buono in quello che appunto è l'ambito indipendente della produzione cinematografica italiana. Noi abbiamo il concorso di roba indipendente, però più legato ai cortometraggi nazionali e internazionali, quindi magari non ci sono molti film, anche se abbiamo tenuto anche delle anteprime nazionali che ci hanno fatto molto piacere, ci hanno dato molta soddisfazione. Perché il cinema indipendente non riesce ad uscire? Beh, io ti posso dire che ho visto tanta roba indipendente, non voglio offendere nessuno, però buona parte della roba che ho visto non è in condizioni di fare il salto. Bisogna accettare che, così come nella critica, tra virgolette, cinematografica, internet, sì, ha dato tanta possibilità a tante persone di parlare, farsi sentire, scrivere, eccetera, ha anche creato una bella schiera di persone che forse era meglio se parlavano e scrivevano un po' meno. Secondo me, questa democratizzazione dei mezzi di comunicazione prima e di produzione dopo ha creato infinite possibilità, ma anche tanti danni, perché è palese che forse ora un pochino meno di prima, quando ero ragazzetto io molto di più, bastava avere una mini DV, un faretto e qualcuno che comprava due trucchi e qualcuno si metteva a fare un cortometraggio. È diventata quasi una malattia, una roba pandemica. Per rimanere in tema della nostra attualità, col problema che si stava più attenti a quante persone mettere nei credits alla fine, magari tu vedevi un cortometraggio di 8 minuti in cui 3 minuti erano i credits, che fa un po' ridere, sinceramente, oppure era più importante l'idea iniziale che scrivere una sceneggiatura, era più divertente andare direttamente con gli amici a cercare di girare il corto piuttosto che ragionarlo prima. C'è questo innanzitutto, che su 50 persone che si mettono a produrre roba indipendente, forse ce ne sono 5 in grado di fare qualcosa di interessante, il che non aiuta. Questo in Italia, così come nel resto del mondo. Purtroppo in Italia, oltre ad avere magari dei limiti tecnici e oggettivi, questi ragazzi si trovano anche poi a dover affrontare il mondo produttivo di cui abbiamo parlato finora, purtroppo un po' mi ripeto, dove o hai un nome o hai dei soldi dietro, o c'è qualcuno che ti spinge, o hai solo culo, o se no non vai da nessuna parte rispetto ad altri paesi. Poi la dinamica è questa in tutto il mondo, però è chiaro che in Italia è palese che gli handicap di partenza siano molti di più rispetto ad altre realtà produttive nazionali in giro per il mondo. Ho capito, bene. E quindi appunto un ultimo consiglio proprio agli spettatori, ma anche a chi vuole lavorare in questo mondo, quale tipo di approccio si dovrebbe adottare in generale, comunque per fare un qualcosa, per fare in Del modo che cinema o del, tra virgolette, giornalismo cinematografico? no, del cinema, secondo me, ma anche un po' in tutti gli ambiti, per me. Cioè, sia per chi guarda il film, ma anche per chi ci lavora. Me, lo dico spesso, per me la parola che sta alla base di tutto è l'umiltà. È umiltà, perché è. Io guarda, non sono nessuno veramente, ripeto, collaboro con Best Movie da solo un anno, però ho avuto esperienze che mi hanno dato soddisfazione, ho intervistato attori e attrici di Hollywood, sia di persona a Venezia, sia attraverso videochiamate durante la pandemia per dei junkets, e trovo sempre una professionalità, è un luogo comune, ma in realtà è vero,
una disponibilità che spesso e volentieri non trovi nell'ultimo arrivato del cinema indipendente italiano. Io capisco che probabilmente il tipo di percorso che questi giovani ragazzi fanno è pieno di insidie, di pericoli e di sofferenze, e che quindi abbiano un atteggiamento un pochino duro rispetto a quello che li circonda, però è palese che in Italia qualcuno gira un cortometraggio e si sente subito Kubrick, non credo ci sia niente di più sbagliato. Io credo che l'umiltà e la consapevolezza di cosa è necessario per fare un buon lavoro, quindi pazienza, applicazione, mancanza di fretta, concentrazione, sacrificio, sia la cosa fondamentale. Soprattutto è avere sempre e comunque al centro della propria mentalità quelli che sono i limiti che abbiamo tutti. Secondo me, con tanta umiltà si riesce ad arrivare lontano. Ovviamente svolgendo un percorso di comprensione, apprensione e di crescita personale, se no ovviamente non vai da nessuna parte. Cioè non è che basta essere umile, allora vai lontano. Devi essere capace, ma anche essere capace in maniera umile di far capire agli altri che hai qualcosa da dire, hai qualcosa da portare, hai qualcosa da poter donare agli altri. Secondo me la prima regola per andare da qualche parte, soprattutto in un mondo, ripeto, ormai così pieno di aspiranti artisti come quello cinematografico, la fa questa piccola cosa, l'umiltà. Quindi ho visto tante persone, incluso appunto, non per citarlo sempre, il nostro caro amico Daniele, che con l'umiltà è riuscito a togliersi qualche soddisfazione. Quindi piuttosto che essere sempre convinti di avere ragione, chiedetevi una volta più del necessario se state facendo, dicendo, sostenendo la cosa giusta. Secondo me la strada si spiana di non poco. Va bene, grazie mille Michele per questa sottolineando, scusa Lorenzo, che io sono il primo, io non sono il maestro di nessuno, io sono il primo che, ripeto, dopo un anno anche di esperienza in questa piccola esperienza, in questa attività che ho come smoothie, devo ancora imparare un mondo di cose, quindi non è che sto facendo il maestro di nessuno, è un consiglio che mi sento di dare personalmente, non professionalmente, perché sono, per esempio, riuscito ad arrivare lì proprio cercando sempre di rivolgermi agli altri online e dal vivo con la massima umiltà. Quindi nel mio caso ha funzionato, vediamo questo percorso nei prossimi anni dove mi porterà, senza avere troppa fretta di fare chissà quale grande salto di carriera o di qualità, con molto realismo, con molta tranquillità e sempre col sorriso sulle labbra. Il discorso riguarda anche me, che sono un pischello, quindi ho ancora molto da imparare. Lo sono stato prima di te, quindi è semplicemente il corso naturale delle cose. Ma è proprio bello, ti dico, per l'esperienza che ho vissuto negli ultimi anni, imparare, anche cadere male per poi rialzarsi. Assolutamente. Grazie mille Michele, grazie a chi ascolterà questa intervista e alla prossima!